Buonasera, good evening. Is already somebody here with me? Buonasera, sono Laura. Uh, welcome to Expolinga 2021 November edition. Please, you can open the chat and uh, we can communicate in the chat. I will write you something. Ciao a tutti! ok se qualcuno you qui puoi scrivere il tuo nome e il paese da dove vieni ok ciao ciao Katie, Stati Uniti, carrie ciao buonasera qui è 6 p.m quindi so buonasera molti dalla germania yes berna berlino ok Germany, of course. Chile, also. Ciao, desde Chile. I see you are many. Thank you so much for joining us. And uh, tonight, I'm speaking mainly English because there are people who are not from Germany. Okay. Aber guten Abend an alle, natürlich. E, this i think this presentation corea oh, tutti parlate bene italiano mm? uh, una domanda da quanto tempo studiate, studiate italiano how long have you been studying italian sette anni ok so first thing um, This presentation is meant, let's say, for beginners. Uh, but we have another presentation on Saturday. You will see it on the program. is for more advanced. Here, oh, most of you is a little two months. I'm on that. okay. So another thing that probably you know, we will have the chance to meet. On Zoom for a meeting where we can chat. I can see you because here I cannot see you. And you can ask me questions too. Uh, I'm Laura, Laura Rasmussen, Istituto Italia 150 from Naples. Yes, it's in the chat also the presentation. A che ora sabato? Sabato alle 3, 3 di pomeriggio, giusto? Ja, katharina, vielleicht kann mir ja helfen um 3 Uhr am Samstag. Richtig? Äh uh, uh, sie uh, you can find it in the program on the web page. And so we can meet at the end? Yeah, 3:30. 3:30 to 4 p.m. Okay, 3 Uhr. Ja, yeah, 3:30 am Samstag. Uh, now it's for beginners, for travelers, people who want to travel to Italy and some uh, useful sentences. that you might use while you travel to Italy you may use a pen and a piece of paper to write down these sentences or you just write down my the email address which is at the end of the presentation and if you send me an email with expolingua2021 i will send you the entire presentation on pdf so you don't need to write now anything Ok? And we can meet in the chat. In the chat I will also uh, inform you about all the offers we have for you. But I would say let's get started. Va bene? Sono le ore 6.04. Benvenuti e iniziamo con alcune frasi. Andiamo. You are welcome. Ok, Pre Buonasera, ok? O buongiorno for those who are in the United States. Qui buonasera perché it's 6 pm. Ciao a tutti, possiamo dire sempre ciao o salve. Salve is both formal and informal. Ok, salve a tutti e iniziamo il viaggio in Italia. Your trip to Italy. what is the first thing you want to do when you are in italy mm? let's say you want to have a coffee so let's go to a bar un bar ecco qui the first important word il bar il bar is where you have a coffee no you don't have a caipirinha Un mojito. No, al bar si va a prendere un caffè. Uh, write me down, what is your favorite type of coffee? Cappuccino, macchiato, espresso, caffè latte, caffè lungo, caffè doppio, ristretto, corretto. Which one you like? Macchiato, Carla, is my favorite too. Cappuccino, of course. Macchiato. Mm? Latte. We don't use this word, latte. Latte is milk. Caffè e latte. Cortado è un macchiato con un po' di latte. Iniziamo però a ordinare in maniera gentile al bar. Vorrei un cappuccino, per favore. Oppure posso avere un cappuccino, per favore? Un cappuccino, per piacere. What is the difference, per favore, per piacere? No difference. The same thing. Please. Quindi, vorrei un cappuccino, per favore. Posso avere un cappuccino, per favore? Un cappuccino per piacere. And we can use this structure. Vorrei. Mm? Vorrei un espresso, per favore. Vorrei un macchiato? Posso avere un macchiato? Posso avere un caffè latte? Un, uno schiumato, per favore. But be careful with cappuccino. Mm? Cappuccino only for breakfast. Non si beve il cappuccino dopo le 11 di mattina, not after 11 a.m. In Italy. We only have it for breakfast. After, you choose another coffee, which one? You have a big choice. Eh? Un espresso, un ristretto, piccolo piccolo, lungo. Lungo, it's not American coffee, eh, a little bit longer. Doppio, deca, deca, decaffeinato. Senza caffeina, without caffeine. Cappuccino, naturalmente, macchiato caldo, macchiato freddo. Macchiato with uh, warm milk, caldo, or cold, freddo. Un caffè, per piacere. If you ask for un caffè, un caffè è sempre in Italia un espresso. Mm? I come from Naples, I already mentioned, we drink a lot of coffee. Uh, molto caffè e molto caffè espresso. Mm? Uh, vi piace un caffè italiano, un vero espresso? Is it, do you like it or is it too strong? Can you drink un vero espresso italiano? And do you drink con zucchero o senza zucchero? With sugar or without? Troppo forte, eh, lo so. Sì, senza zucchero, Kerli. Wow. È molto strong, molto forte, molto forte. Espresso italiano senza zucchero, Greg, bravo. <ride> um, io bevo, il mio ca caffè preferito è un macchiato, senza zucchero, mm? ma macchiato. Caffè espresso è molto forte, anche per me. Ok, uh, dopo il caffè, dopo colazione, dove andiamo? Mm? Andiamo a mangiare qualcosa al... Ristorante, Okay. The first thing, ristorante, we sit down and we want to call the waiter, waitress, uh, Fräulein. Uh, how do we do that? Like this. Scusi, scusi. Mm? You need your hands. We are in Italy. Use your hands. Scusi, we have no name for this person. A man, a woman, whoever is serving in a restaurant or in a, in a bar, no name. Scusi, excuse me, you will want the menu. Scusi, può portarmi il menù? Per favore, per piacere. Mm? Or, scusi, posso avere il menu? Mm? Un altro modo per menu. il menu. We read our menu and then, scusi, scusi, vorrei ordinare, per favore, or posso ordinare, per favore, because sometimes it takes time. No, you get the menu, mm? we are not so fast, you want to order, posso ordinare, per favore, you eat your meal, and then again, scusi, scusi. il conto per favore, mm? o mi porta il conto per favore, il conto, the bill, scusi, posso pagare con la carta, la carta sarebbe la carta di credito, ok? Do you have il cameriere, sì, la persona si chiama il cameriere, but we don't say, cameriere, no. We don't, it's not polite. Mm? For some reason we, we, the, the, the job is cameriere, but we don't call the person cameriere. Altre domande? No? Tutto chiaro? Tutto facile? Sapevate già queste cose, eh? però sono molto utili per chi viaggia. Abbiamo il nostro menu. Eh? Ditemi una cosa preferita, la cosa preferita che mangiate in Italia. Your favorite dish? Io sono napoletana, cosa devo dire? La pizza. And you? What would you like? Focaccia! Mm. La pizza, è eh certo. Mm. Pizza, cannelloni, lasagna, tutto addirittura. Let's say la lasagna, sì. Sí. Mm? La cucina italiana è buona, il gelato, vitello tonnato, wow, qualcosa di prelibato. Ma vediamo un menù, perché è importante, ok? Quindi abbiamo antipasto, parmigiana di melenzane, anche a me, spaghetti aglio e olio, tante cose. Ma guardiamo il menù, mm? guardiamo un attimo il nostro menù. Abbiamo l'antipasto, ok? Here is plural, antipasti. Il mio antipasto preferito? Bruschetta. Mm, adoro la bruschetta. Primo piatto. Primo piatto? Pasta, risotto, gnocchi, lasagna. Il mio primo piatto preferito è... Penso un po'... Uh, spaghetti alla Nerano sono con zucchine e formaggio. Quindi, primo piatto is carbohydrates. Pasta, rice, whatever has carbohydrates, primo piatto. Secondo piatto, mm, carne, meat o pesce, fish. Io personalmente sono vegetariana, ma il secondo è carne o pesce, nel mio caso formaggio. Mm? Una bella mozzarella, mozzarella di bufala a Napoli. Mm? But if you order un secondo piatto, you order a nice steak, una bistecca. Be careful, you only get your steak, you don't get anything with it. If you want some patatine, a salad, you have to order un contorno. Contorno goes with the secondo piatto, but secondo piatto otherwise is without anything. A la carte, a la carte, si, sì, nel senso everything is separate. Secondo e contorno are two different dishes. If you want them together, you order together. I order uh, filetto di manzo alla griglia con insalata mista. And it goes together. And if you are not stuffed after antipasto primo e secondo e contorno, you can order un dolce o un dessert. I would say, un bel tiramisù. Eh? Un gelato, un tiramisu o un Frutta, mm, una macedonia di frutta, una insalata di frutta. Ok, tutto chiaro? Domande? Qual è il vostro dolce preferito? Ditemi un dolce che vi piace, un dessert. Profiterol, Mimì, sì, sì. Panna cotta, buono. Mm, sì, ce ne sono tanti. Dopo il ristorante vogliamo andare... Mm? A fare un giro e probabilmente vogliamo prendere un taxi? È abbastanza facile. In taxi, mm? we get into the taxi. Buongiorno. Buonasera mm? all'aeroporto, per favore, alla stazione. Per favore. We have an address via Toledo per favore. But then we want to know how much is it? Quanto It's to pay when we want to pay. Quant'è? And if we want to give the tip and the ask the driver to keep the change, tenga il resto, prego. Dammi, il resto! <laughs> you want it! Sì, <laughs> si. mm, normalmente they give you. They give it to you. Or you can ask il resto, per favore, mm? if you don't want to leave it. Ma il resto is the change. Benissimo. Ok. Possiamo andare avanti allora. Prendiamo un taxi, and we want to go al museo. Mm? Interesting thing. Museo uh, we need un biglietto. We need a ticket. Quindi Vogliamo comprare un biglietto. Un biglietto per favore. Due biglietti per favore. Mm? Molto facile. We want to ask what time the museum closes. A che ora chiude il museo? Il museo chiude verso le 19.30. Or what time does the museum open? A che ora apre il museo? Il museo apre alle nove più o meno. Mm? And if we have a lot of bags with us, we want to ask, dov'è il guardaroba? To give our things. Or, another important question, si possono fare fotografie? Sì, no, or sì, ma senza flash. Mm, very often you can take pictures, ma senza flash. Perché in museo? Non il museo. È al museo. Si va al museo. Con, la con il museo la preposizione è al. Vado al museo. Vado in banca. Mm, preposizioni eh, difficili di luogo. Ah! A che ora apre il museo? Oh my goodness. Oh my goodness. You are right, Kerry. A che ora apre il museo? Thank you. I, I would say I made it on purpose for you to check it, but it's not true. It's a mistake. You are right. A che ora apre il museo? I said it without reading. Thank you very much, Kerry. <laughs> Grazie mille. OK, dopo il museo. Che cosa vogliamo fare? Un po' di shopping. Mm. In Italia si fa shopping per comprare abbigliamento. Mm. It's, Italian fashion is nice. Uh, and so we go into a shop, but usually the, the, the salesperson comes. Can I help you? Mm. And so what can you say? Posso dare un'occhiata? Can I just have a look? This way you can. Keep on walking into the store without anybody bothering you. Mm? I say it often. Posso dare un'occhiata? Certo. Prego. Mm? But then you find something you like. Mm? Si può provare? Can I try it on? Sì, of course. E allora, dov'è il camerino? The changing room? Dov'è il camerino? People will. show you and of course quanto costa you can read it on the tag or you can ask not always is the price is on the on the item you want to buy okay abbiamo fatto shopping abbiamo mangiato abbiamo bevuto and there is also a topic mm? very important for Travelers. Dobbiamo andare al bagno. Hm? Possiamo chiamarlo il bagno hm? o la toilette? Scusi, dov'è il bagno? Scusi, dov'è la toilette? Vanno bene entrambe le, uh, i termini. Oh, è possibile usare il bagno? Posso usare il bagno? This happens a lot. People who travel are all the day, all day walking. It happens uh, for to everybody. Mm? So it's important. You can ask if you can use the toilet or where is it. Molto importante. Giusto? Mm? Mi sembra per tutti molto utile. Allora, uh, do you have some? Specific questions, something you would like to know when you travel? No, nessuna domanda. Uh, una domanda per voi: conoscevate già tutte queste espressioni? Did you already know all these sentences? Were, this, were they easy for you? Sì, sì. Pagare per il pane al ristorante. Più o meno sì, sì. Sono molto. How do you say it was great? Era buonissimo. If we talk about cibo, eh? il, la cena o oh, era buonissimo. La pizza era buonissima. Okay. ma we also ask questions and sometimes we don't understand the answer. Allora, cosa possiamo dire? Scusi, non ho capito. Mm? Può ripetere, per favore? È importante ask to repeat. O scusi. Può parlare più lentamente? Italian people speak fast. Eh? It is important to ask to be to speak slowly. Può parlare più, più lentamente, per favore, scusi, può ripetere, non ho capito. Hm? Non parlo bene italiano. Può ripetere, per favore, o può ripetere per piacere. And There is another option, per piacere, abbiamo visto per favore. E there is also per cortesia. Three different ways to say please. Can you repeat, please? Può ripetere, per favore. Può ripetere, per piacere. O può ripetere, per cortesia. Ok. I see some of you were beginners. Some of you already knew all these sentences. Uh, are you studying uh, Italian at the moment? How many of you are studying now Italian? See? Si, see, si, in college in Grecia. Ah, molti di voi studiano italiano. Oh, tanti a Berlino in Germania. Mm, some are not studying on my own. See, si. at home, Duolingo is an option. Okay. So, uh, as you know, I repeat it, we can meet on Zoom right after at the end of this uh, presentation. Here is again the meeting code on Zoom. And I say it's going to be a meeting, so I'm going to see you, and you can talk. And then we can even talk. If you speak Spanish, you understand. Sì, si, lo spagnolo e l'italiano sono, si sono simili. Allora, uh, if you want uh, to receive this, um, this presentation on PDF, Please send me an email. Mm? Eccola qui l'email. Info at chiocciola istituto Italia, claps, c -l -a -p La scrivo anche nella chat, ma la chat will disappear at the end. Esattamente, grazie Caterina. thank you a lot so if you send me an email i will send you this presentation okay and if you have questions or you want to hear all our offers for you studying italian with me or with us with somebody else from istituto italia 150 join me in the chat right after right after the, this presentation and i will Grazie mille, la classe era buonissima. Uh, la classe uh, non è buona, la classe era interessante, era bella. Buona, we say for something we eat. La pizza era buonissima. Mm? Uh, grazie a voi, grazie mille per essere stati qui. Uh, spaghetti alla puttanesca? Ah, qualcuno è stato forse già in passato? Io ringrazio voi per la partecipazione. Ringrazio tutta l'organizzazione di Expo Lingua. Film, vielen Dank. An alle? Uh? Grazie, dal Messico. Grazie. Allora, grazie, grazie mille. Grazie. Grazie mille a tutti tutti voi veramente so hope to see you in a few minutes on zoom sì abbiamo terminato e io vi aspetto su zoom I'm gonna wait for you on zoom anche dalla Scozia ma veramente tanti again the, the link for the meeting is here again And you can also find it uh, in the, um, on the web page of ExpoLingua where you went to get into the presentation. You can also find it on ExpoLingua. So the Zoom code is here. Grazie, grazie mille a, a, tutti, a tutti voi, grazie agli organizzatori, and uh, I hope to see you soon again. All right, so. Don't forget the email and see you in a minute if you have questions. Arrivederci a tutti. A presto. Ciao. Bye bye. Tschüss.